Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, stavo sistemando tutti i pacchetti di Amazon che mi sono arrivati nel periodo perché li ho messi tutti lì, non avevo tempo per sistemarli. Ho detto, ma perché non mi faccio un video? Che tanto tante sono cose di upgrade, soprattutto per l'attrezzatura video. Quindi, perché no? Dunque, ultimamente avevo tanti punti buoni da riscattare e ho deciso di farlo con i buoni Amazon, perché così, bene o male, con le offerte del giorno, le offerte lampo e di prodotti, quelli ricondizionati, oppure quelli Amazon Wayride, quelli dicono usati, che però sono controllati da Amazon, quindi spesso hanno solo la confezione un pochino danneggiata, si fanno davvero delle grandi offerte. Ad esempio, partiamo con questi, perché davvero ne ho presi diversi, sono i cavi USB di Amazon Basics, proprio questi qui. E ne avevo diversi, mi trovo bene in varie misure, sono belli e resistenti, quindi non si piegano ed è ottimo il trasferimento dati, mi trovo bene e costano 3 euro e qualcosa, quindi ottimi. Poi dopo, finché c'ero, soprattutto per la parte di registrazione, ho cercato di fare un attimo di capire che cosa dovevo cambiare o che cosa mi poteva servire, che col tempo non riuscivo mai a far funzionare. Prima cosa, l'ho già perso, eccolo qua. Sdoppiatore di porte USB, perché il mio computer ha due porte USB, una è fissa per il mouse. Sì, io uso il mouse. L'altra non ci riesco ad attaccare niente, cioè o attacco una cosa o attacco l'altra. Ad esempio, adesso, ok, ho attaccato la batteria qui della fotocamera con l'USB, però la luce come l'attacco? Con un power bank, perché la presa è troppo lontana, mentre l'altra è alla presa, quindi sdoppiatore di porte USB. Questo ne ha 4, quindi almeno riesco a fare un po' di cose e mi serviva. L'ho pagato 6,90 euro con le offerte del flash e della Verbatim e quindi è anche buono. Poi dopo, tra le altre cose che ho detto, no, queste le devo prendere perché è ora di sistemare. Allora, questa che non ha marca, ma sempre con le offerte del giorno. Ok, dunque, questa è una penna USB, così, con anche la parte da telefono, volendo, quindi le si può attaccare sia al telefono che alle porte USB di computer, tablet, quello che avete, ed è un lettore di memory card. Ce l'ho il lettore di memory card, ma alla fine con questo mi trovo molto bene, sia le micro SD che le SD classiche. Quindi voi infilate nel telefono oppure dovete trasferire le memory o nella penna ed è molto più semplice, anche perché normalmente il lettore delle memory funziona, non si sa, questo funziona. Quindi è molto più semplice, perché se riesco a fare le cose molto più agevolmente è tutto più semplice. Sempre per trasferire ed è più agevolmente, perché una parte di clip le faccio sul telefono, magari ho delle clip che faccio da qualche altra parte e magari ho le clip che faccio in giro e magari le shopping in giro. Penne, queste sono penne da 16 giga l'una, quindi direi che ne ho, ed sono da una parte con la parte USB e dall'altra con la parte per il telefono. Quindi posso trasferire i dati dal telefono al computer o dal computer al telefono senza fare passaggio di cavi, di cavetti, cavotti, anche perché il mio telefono non si sa perché è sempre in carica, chissà come mai, e quindi è meno così riesco. Altra cosa che ho preso, ma questo è molto tempo fa, power bank. I power bank non sono mai abbastanza, assolutamente. Se avete soprattutto, se usate molto il telefono, direi che mi potete capire. Poi andiamo avanti molto velocemente. Dunque, eccola qua, l'ultima cosa che ho preso. Microfono, questo che si può, fatto così, con jack per il computer, per il voice over. Quindi questo non lo uso per registrare perché ho quello antirumore e tutto che sta lì, però per i voice over sul computer così la voce è molto meno metallica e oltretutto l'ho provato ed è davvero buono. Sull'offerta del giorno di Amazon, ragazzi,
penso che lo sappiate anche voi, ma davvero si trova di tutto e a prezzi anche promozionali buoni. Già il prezzo è buono, pure con lo sconto delle offerte del giorno del magari 20-25%, davvero si fanno delle ottime, ottime offerte. Poi, credo di essere le ultime cosine, sì, ecco qua, perché ho fatto il mio primo vuoto alla spesa e penso che l'avete già visto, se non l'avete visto andate a vederlo, quello dove parlo anche di pasta e zuccheri e ho visto che, come tutta la casa, anche la cucina è buia. Molto buia, ma non mi posso mettere a portare le luci, una o due luci, non posso portarle in cucina, se no non è più un vuoto la spesa, e faccio lo studio fotografico per svuotare la spesa e non mi va più. E allora ho preso questa della sono due cose divise, adesso faccio vedere, della Andar, ok, ed è una luce, ma è una luce piccina, ma stra potente. Poi io gli ho messo sopra questo cavalletto che è un giocattolo, se volete, perché è piccolissimo. Questo l'ho pagato 2 euro, 1,99 euro, della Ama. Ed è porta fino a 3 kg, però è bello robusto, si mette un po' in tutte le posizioni, è bello robusto. Io ho preferito metterci sopra questa luce. Ecco, anche perché ha la clip, volendolo si può attaccare ovunque. E la luce ha tre modalità, però non so come farvela vedere, si carica col USB, come farvela vedere per... proviamo. Allora, così è spenta. Poi c'è... Ok. Quindi è low e high, è basso e alto. E direi che questa... Oh, scusate. Direi che questa è una bella luce. Sì, adesso faccio l'aureola, però sì, soprattutto per se vi piace che continuo gli svuota la spesa. Adesso spegniamo la luce. E potevo farlo fuori video, però. E poi dura davvero tanto perché sono LED. E mi è piaciuto anche perché così ho un po' più di luce. Poi, ultima cosa invece, e questa la devo proprio ballare con voi perché mi è arrivata oggi, quindi qui è ancora nella scatola ed è ancora chiusa, quindi spero che non sia un fail, proprio l'ultimo, vi prego no. Dunque, wireless headphone. Allora, con le offerte del giorno, ah sì, cavetti, cavettini, proprio a sballare, faccio con voi. Questo che altro cavo è? Ah sì, ok, ah, sia l'USB che il jack. Magari se vi dico che cos'è, ho preso delle altre cuffie per l'editing e questa volta me le sono voluta prendere fighe. Fighe. Ed queste sono sia Bluetooth che col jack. Hanno i tasti ed è ok. Sono rose gold e poi si piegano, quindi tengono anche poco spazio. Assolutamente antirumore e mi sembrano carine, devo ancora provarle oltretutto. Si muovono un pochino, quindi sono abbastanza confortevoli anche sulle indossate. E basta, ho visto che queste sono del Sunvito. Ok, cos'altro dirvi di queste cuffie perché le ho appena aperte anch'io. Sì, che hanno, vabbè, la carica. Ah, questo non l'avevo visto. C'hanno anche il lettore di memory, quindi si può ascoltare anche la musica. No, ma io proprio lo voglio come cuffie da editing, perché io le cuffie per editare i video ce le ho. Scusate, aveva in dotazione il cavo USB per caricarla e il jack per collegare all'audio nel caso non sia il Bluetooth. Comunque sono anche Bluetooth. Allora, dicevo che io le cuffie per l'editing ce le ho, e altro che ce le ho perché ho le Pioneer. Cioè, vogliamo parlare di cuffie, queste sono super cuffie, stra professional erano di brontolo. Comunque sono le cuffie da DJ, quindi ok, Bluetooth sempre, solo che si stanno davvero distruggendo. Cioè, hanno davvero tanti anni. E ogni volta che le metto mi trovo con tutti i pezzi di...
L'imbottitura, cioè sono stupende e funzionano ancora molto bene, però hanno fatto il loro tempo perché erano già usate al tempo e io le sto usando io. Mi trovo benissimo, assolutamente costavano tantissimo, ma le validissime. Poi io le uso anche queste, hanno il Bluetooth, ma io le uso attaccate al jack perché è un cavo abbastanza lungo. A proposito, potremmo guardare la lunghezza di questo cavo delle nuove, se anche questo è abbastanza lungo, perché se no. Sì, più o meno direi che ci siamo. Adesso li misuriamo. Quello delle Pioneer è più lungo, ma vabbè, ma se funziona da fare un cambio cavo, lo faccio il cambio cavo e basta. E quindi adesso risistemo tutto. Comunque, questa era tutto l'upgrade di. Cioè, ho comprato anche altre cose, ma non credo che vi interessino più di tanto. Ma queste erano tutte le upgrade del fa della. Delle cose per delle cose dell'attrezzatura per la registrazione e l'editing dei video, perché man mano che riesco e vedo soprattutto dov'è che posso migliorare, miglioro molto volentieri. Scusate, riappoggio le cuffie perché già sto perdendo pezzi. Miglioro molto volentieri, poi man mano che vedo dove si può andare a ritoccare, ben volentieri. Se poi me lo fate notare anche voi, ancora più ben volentieri. Ovviamente nel video dello svuoto la spesa vi è piaciuto, sì, però avete visto anche voi che le cose si vedevano un po' male, quello che facevo vedere. Sì, ho una casa buia, lo so. Faccio i video e la casa buia, quindi qua si risolve con le luci e le luci fu. Allora, fatemi sapere se questo video è un po' chiacchiericcio, dove vi mostro alcune cosine perché stavo mettendo le vie e mi è venuto in mente di farlo con voi. Vi è piaciuto? Se alcune cose vi sono interessate, se conoscevate questa promozione, scusate, ma continuo a perdere pezzi. Conoscevate questa possibilità di Amazon di controllare le offerte del giorno, che davvero ci sono tantissime cose. E niente, io come sempre spero di avervi un po' di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricordi di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!